Alberto Zaccheroni, nell'ultimo turno di campionato tutte le big hanno vinto. Quali sono secondo lei le squadre candidate a centrare un posto nella prossima Champions League? Quelle che sono posizionate adesso per centrarle. È vero che la classifica fa ancora in tempo a cambiare, però quelle che non hanno le coppe sono sicuramente avvantaggiate. La Juventus mi sembra in crescendo. Il Milan gioca bene, il Milan tiene il campo bene. Non vedo come Milan non possa, però dopo probabilmente la Juventus e l'Atalanta sono quelle più maggiormente candidate secondo me. La Roma potrebbe puntare alla Champions League vincendo l'Europa League, come vede il cammino della Roma che nei prossimi giorni ha la sfida decisiva con l'Ajax? La vedo meglio in Coppa che in campionato, mi sembra più una squadra da partite di andate e ritorno, anche perché è una stagione caratterizzata da diversi giocatori assenti, no? L'allenatore è costretto a cambiare sempre formazione, cambiare disposizione, è difficile quando arrivi allo sprint finale dover utilizzare Fazio terzino, anche se nella difesa 3 o Bruno Perez sulla fascia sinistra, diventa complicato, il centrocampo e la difesa cambiano sempre. L'attacco gli manca, a parte Zaniolo che è fuori da molto, gli manca molto la qualità di Pedro. Ci vorrebbe Pedro di inizio stagione, insomma. L'Inter è ormai avviato a vincere lo scudetto, però la storia del calcio italiano ci ha insegnato, ci ha fatto vedere, ci ha dimostrato che tutto può davvero accadere, lei ne sa qualcosa. Possiamo aspettarci, dobbiamo aspettarci qualche grande sorpresa in queste ultime settimane di campionato, oppure secondo lei è tutta in discesa per Conte? In discesa no, ma non vedo, anche per l'allenatore che ha e soprattutto per la storia recente dei giocatori che compongono la rosa, non è una rosa che ha la pancia piena. Lì se andiamo a togliere pochissimi giocatori non è che abbiamo vinto tantissimo, quindi è un'occasione che i giocatori non si vogliono assolutamente far portare via. Non dimentichiamo l'Inter come l'ha vinto questo campionato, con la tenacia, con la forza, con le unghie, con i denti. Cioè non è una squadra che evidenzia degli alti e bassi, quindi non è una squadra che si può rilassare. Non me lo immagino, insomma, quando vinci non è che vai a cercare altro. L'Inter viene criticata per la bellezza, ma la bellezza che cos'è? Io penso che si possa parlare eventualmente di dominio. Ecco, l'Inter vince le partite non sempre dominandole, no? Ecco, allora mi sembra che il termine dominio sia più veritiero rispetto alla bellezza. Se vogliamo distinguere il successo tra le squadre, si fa tanto riferimento all'era di Sacchi, e quella era una squadra che dominava, vinceva dominando le partite. E le altre squadre che hanno vinto il campionato italiano, Juve compresa, non sempre dominato, insomma.